torniamo alla tabella Excel e costruiamo un grafico di questa colonna, cioè il periodo che aumenta all'aumentare della massa appesa. Questo è il grafico, il periodo in secondi espresso in funzione, riportato in funzione della massa in chili. E come avevamo detto, non è una legge di proporzionalità diretta, perché il periodo aumenta, sì, ma in modo meno che proporzionale. Per esempio, 100, 200 e 300 grammi di massa, con 100 grammi appesi il periodo è questo valore, con 200 grammi non è il doppio, è un valore maggiore di 0,646 secondi, ma non è il doppio, è meno del doppio, e 1,085 è più grande, ma è meno del triplo di 0,646 secondi. Quindi questo è un aumento meno che proporzionale, come infatti mostra bene il grafico. Se poi per un momento immaginiamo che la molla sia ideale, quindi non abbia massa, e che senza appendere nessuna massa alla molla il periodo dovrebbe essere 0, proviamo a vedere come viene il grafico immaginando appunto la molla ideale con periodo 0 senza massa appesa. Questo è il grafico, passa stavolta per l'origine e ci ricorda una funzione radice quadrata. Infatti vedremo più avanti, quando studieremo la teoria, in uno dei prossimi video, che il periodo è proporzionale alla radice quadrata della massa.